Buongiorno Sascina, iniziamo dal peperone stamattina. Forse un po' troppo sto peperone, però era tanto che non lo mangiavi e quindi va bene così. Poi magari le eccedenze le togliamo. Però guarda come se lo sta gustando, guarda. Ti piace, vero? E così ci riprendiamo un po' dalla mancanza di verdura degli ultimi giorni. Guarda, guarda come se lo sta gustando. Si contorce tutta per prenderselo nelle parti che preferisce. Guarda, guarda com'è, proprio gnammi gnammi, mette la zampetta per afferrarlo. C'è anche un po' di rucola dentro la ciotola e qualche chicco di riso. Poi cos'altro l'ho messo? Poi c'era un pezzettino di zucca, ma ancora non l'ho vista. Poi qui, che ancora non l'ha visto, vabbè, sicuramente l'aveva visto prima, però c'è pure un pezzettino di broccoletto, ora vediamo se ci va. Qua c'è il secco. Vai a mangiare pure un po' di broccolo. Guarda dov'è il broccolo, Sasha. Il secco. Un po' di semi di lino. Sta cominciando dai semi di lino. Non ci arrivo. Ogni volta me la giri sempre sta ciotola che non ci arrivo. Comunque, si sta godendo una buona colazione la signorina Sasha. Sembra tutto a posto, stiamo controllando il pelo. Volevo vedere anche il coccige se era a posto, la zona, insomma, del culetto, ma sembra di sì. Ecco, lo vediamo così. Oggi ci sono più legumi e vegetali. Sascina, c'è anche dell'erba. Insomma, ho cercato in ogni modo di farle pervenire un ambiente più naturale possibile. Qua ci sono pezzettini di panico che in buona sostanza li ignori. Ma da qui possiamo vedere bene lo stato del pelo, che è bello pulito, pettinato, morbido, senza nessun problema. Dai, mangia un po' di broccoletto.
Lo sta ignorando oggi il broccolo. Lì c'è un pezzettino di mela che l'avevo messo ieri sera. Per essere lì fuori significa che un pochino l'hai mangiato.